video lo facciamo da qua, eh? Allora, siamo scesi, sono tutti i ragazzini dell'oratorio, dico andiamo al mare, andiamo al mare. Mo, generalmente qua è piena di gente, no, si fa per dire, mo io vedo solamente dei turisti svizzeri che non capisco, beh, hanno le montagne, vengono al mare. Poi c'è uno che con me dal detector cerca delle cose che non sono stilografiche. Ah, questa dovrebbe essere, se non sbaglio, l'oasi di Palidoro. Quindi, che ti devo dire? Un po' più a nord, qualche chilometro qua, Caravaggio, partendo dalle rive napoletane, è sbarcato e in preda alle febbri malariche è morto. A sud invece, diversi chilometri qua, qualche chilometro da qua, da quest'altra parte, invece un altro eroe avventuriero è sbarcato, questo lo dice la leggenda, ed è morto. No, non è morto, era Enea. Poi i romani si sono impossessati, no, la storia, facciamolo diventare un eroe, se ne sono impossessati questa figura carismatica. E poi dai, fondare Roma, ma io l'ho sempre detto che i romani un pochino, no, sono figli di Troia, intesa come città, chiaramente. Che mi viene a trovare, ma mai cose interessanti della vita, ma che devo dire? Pizza, faccio pizza e mortadella, la mortazza, la mortadella, la pizza bianca, e ci godiamo un attimo la serenità, la pace, che devo dire? Insomma, c'è, sembrerebbe di sì, poi vedremo il tramonto, bei tramonti, bei colori. Andiamo alla ricerca delle nostre stilografiche. Oggi parliamo di una stilografica particolare, molto bella, in realtà molto minimalista. Nel frattempo c'è questo signore che cerca con metal detector. Vabbè, è piena stagione, chiaramente siamo all'oasi di Palidoro, piena stagione. Vediamo a nord che c'è, a nord c'eri come alle nostre spalle, c'è il Vedere lì arroccata un po' su quelle lontane dietro le dune, in fondo, ma proprio in fondo il castello di Santa Severa, eh? E va bene, dai. Il mare oggi è un po' incazzoso, come sempre. Cerca i turisti svizzeri, se prendono il sole, scava, ha trovato qualcosa, troverà qualche cosa che cercherà, una stilografica d'oro, metallica, perché oggi vi parliamo di un'anteprima. Vi abbiamo già parlato in alcuni video precedenti della Muji, questa stilografica veramente carina, la Muji. Questa nulla a che fare con i negozi Tiger, anche se a Roma, via del Tigone, la Muji, il negozio Muji è proprio davanti a un negozio Tiger, ma che vi devo dire, sarà la casualità. Quindi il ciampone si contrappone a che cosa. Comunque è uscita con, loro hanno molte penne, tutte economiche chiaramente, ma una sola stilografica in alluminio con un pennino tedesco della Schmidt, bello, che scrive bene. C'è chi ha detto che addirittura è migliore rispetto a quelli della Platinum giapponese, tipo i Preppi o anche stesso sistema di scrittura
sì, l'ho consigliata. Facciamo questo video anche in attesa di una video recensione, impressione di scrittura, chiamatela come volete, di forse il più grande calligrafo, maestro calligrafo italiano. C'è la promessa, la stiamo aspettando con ansia, non vedo l'ora. Perché non vedo l'ora? Non tanto per il prestigio della persona che fa questa, dovrebbe fare questa, questo video, quanto per il fatto che anche dai vostri commenti ho visto che qualcuno di voi che mi ha dato retta e l'ha acquistata ci si è trovata bene e non la molla più. E io devo dire che anche per me è diventata una del... Io tengo in genere 6 stilografiche inchiostrate a rotazione, no? Le cambio, cerco di cambiarle abbastanza spesso, no? E questa però resta fissa da quando ce l'ho, da quando mi è arrivata. L'ho comprata al negozio, ma la potete comprare con qualche euro in più, però tutto sommato se abito a Subiaco, devo andare a Roma, a me sono di benzina, di GPL, metano, quello che ti pare, di treno, corriera, mi costa di più. Quindi magari qualche euro in più la compri anche su Amazon. Pennino, uno Schmidt, fine, potrei dire fine medio, ma comunque fine rispetto a tanti altri. E quindi accattata villa. Perché? Perché vale la pena, è simpatica per il prezzo che andrete a pagare. Il negozio mi pare 18 euro, 2 anni fa ne costava 16, quindi vabbè, ci si può. Per chi è appassionato hanno anche degli ottimi quaderni, li ho provati per voi, vanno bene. E non vedo l'ora di vedere nelle mani, non mie che sono mani di un zappatore veramente, ma nelle mani di un calligrafo che riesce, io ho visto scrivere con le linguette delle lattine Coca-Cola, Fanta sarebbe uguale, l'ho visto scrivere con delle chele di granchio, magnifico. Cioè, queste sono persone che sono in grado di scrivere logicamente anche con un chiodo, no? Qual è la differenza tra un calligrafo e un vile zappatore come me? Che io sono un fruitore, no? A me piace la stilografica, ma poi non è che devo fare per forza calligrafia, non sono un calligrafo, io sono uno zappatore. Allora, mi è piaciuto, no? Allora, sospendiamo un attimo questo mare meraviglioso. Qualcuno di voi mi ha detto, ma dove è questo mare? Io ho detto California, perché avevo preso degli spezzoni di un video girato in California. Ma non è che il mare californiano sia migliore certe volte di questo. Ho visto mari molto belli anche in Croazia, si fa per dire, dai. Ho visto mari molto belli anche a Creta, però alcune cose in Sicilia vanno veramente stupendo. Quindi bella la Sicilia, bella la Puglia, alcuni insenature della Calabria sono meravigliose, idem per la Basilicata, che ti devo dire. Poi dove va il turismo, il vile turismo, quello, no, di massa, e lì ammazza tutto. E quindi che ne so, non è che disprezzo Cattolica, Rimini, Riccione o Viareggio, assolutamente, potendo scegliere, oggi ho scelto questo mi passava il convento, i bambini si sono divertiti, Fra Eustachio ha guidato il pulmino, non li abbiamo potuti portare tutti perché non c'era posto per tutti, abbiamo portato i casi quelli più, perfino chi non aveva mai visto il mare l'aveva visto poche volte, no? C'è gente, tu scherzi, ma ancora oggi ci sono persone che il mare non l'hanno mai visto, non sono riusciti a farsi il bagno. Come farsi il bagno oggi è un po' un'avventura questo mare. Se avevo, vabbè dai, l'avrei salvato io tutti. Vabbè ragazzi, proseguiamo il nostro viaggio verso la Muci, perché ho detto poco, vorrei dire qualcosa di più. Muci
È un'azienda multinazionale giapponese di arredamento e anche di abbigliamento e di altri oggetti, fondata intorno al 1980. Quindi produce diversi tipi di capi di abbigliamento, complementi di arredo e accessori da viaggio ed è nota per il suo stile essenziale, privo di loghi e simboli. Investe inoltre nel riciclo dei materiali, quindi nel mancato utilizzo di imballaggi sofisticati. Il nome, usato da circa il 1999, deriva da una frase giapponese che significa buoni prodotti senza marchi. La Muji era inizialmente una linea di prodotti lanciata intorno al 1980 da un'altra catena giapponese di supermercati. Questa linea precedente alla Muji si proponeva di offrire buoni prodotti a basso prezzo. I prodotti venivano imballati nel cellophane con applicate semplici etichette di carta. Il primo negozio di questa catena indipendente viene aperto nel 1983, sono i precedenti di quella che poi è diventata la Muji, perché infatti 2 anni più tardi partono le prime forniture a livello mondiale e nel 1987 vengono aperti anche stabilimenti di produzione esteri. Nell'89 questa azienda diviene il produttore e rivenditore dell'intero catalogo di prodotti della Mujirushi Ryoin, con commesse che vanno dalla progettazione allo sviluppo e dalla produzione alla distribuzione fino alla vendita. Questa azienda nel 1991 apre il primo negozio oltreoceano a Londra. La produzione di Muji iniziò con 40 articoli in totale, che spaziavano da capi di abbigliamento per uomo e donna, articoli da cancelleria, prodotti alimentari e articoli da cucina. Attualmente il catalogo comprende più di 7.000 prodotti diversificati nelle linee Caffè Muji, Mil Muji, eccetera, eccetera, e una linea di complementi d'arredo. Recentemente l'azienda sta anche muovendo i primi passi anche nell'edilizia. Tra gli obiettivi dell'azienda c'è quello di limitare la produzione in base all'effettiva richiesta, evitando quindi sprechi e costi. Nel 2010 Muji è già presente nel mondo con 312 negozi e 102 outlet, tra cui 160 solo in Cina, 38 a Formosa, a Hong Kong, Corea del Sud, Thailandia, Inghilterra, Stati Uniti, in Italia 9 negozi, Singapore, Francia, Svezia, Germania, Filippine, Spagna, Malaysia, Australia, Emirati Arabi, Indonesia, Kuwait, Norvegia, Canada, Turchia, Polonia, Portogallo, Irlanda, eccetera, eccetera. Insomma, se in Giappone questa azienda ha 285 negozi con circa 3.400 impiegati, anche all'estero, insomma, si sta allargando parecchio. Il design che caratterizza l'idea di base dell'azienda è sostanzialmente funzionale, ridotto al minimo, utile, totalmente privo di decorazioni e con limitata varietà di colori. I prodotti inoltre vengono esposti su scaffali senza imballaggio e con una semplice etichetta che mostra i dati utili e il prezzo. Muji è nota per l'assenza di loghi e simboli sui suoi prodotti e per la quasi inesistenza di marketing. Il suo successo è basato sul passaparola, sulla filosofia della semplicità e sul movimento non brand, cioè non marchio, che accomuna quella fascia di clientela che cerca per ragioni estetiche e concettuali oggetti e capi di abbigliamento non marchiati. L'idea che sta alla base della politica aziendale di Muji segue la filosofia giapponese del Kenkesu, ovvero il concetto di semplicità che mira a portare un senso di calma nella vita caotica dei nostri giorni. In un'intervista, il presidente USA dei Muji, della Muji americana, Hiroshi Azami, descrive come la missione dell'azienda sia quella di offrire prodotti semplici e necessari.
La produzione dei prototipi viene eseguita con modelli reali in carta invece che simulati al computer. Ciò scoraggia lo sviluppo di inutili dettagli e complicazioni che farebbero lievitare i costi e i problemi durante la produzione, che invece è pensata in maniera da minimizzare i passaggi e massimizzare la resa. Ah, tra parentesi, adesso vi faccio vedere anche l'ultima stilografica prodotta dalla Muji, che credo sia completamente in plastica, che in Italia non la trovate ancora, che su Amazon italiano non la trovate ancora, ma per esempio in Canada, nel catalogo online, già c'è. Per il momento un abbraccio e ci sentiamo alla prossima recensione, quella proprio su strada.